Buonasera, Giuseppe Garibaldi. Continua questa sera il nostro viaggio accanto a questo straordinario personaggio che, dopo aver combattuto per gli ideali di libertà, di uguaglianza in Sud America, riesce finalmente a rientrare in patria dopo un lungo esilio e mette la sua passione al servizio dell'unità d'Italia. Questa sera, in questa seconda parte, seguiremo Garibaldi nelle sue imprese italiane, in particolare nell'incredibile spedizione dei Mille, ma anche nel tormentato percorso che doveva portare alla nascita di una nazione. Il giovane Garibaldi, che sin da ragazzo ha la vocazione del marinaio ed entra poi a far parte della Marina Regia, subisce ben presto, come abbiamo visto nella precedente puntata, il fascino delle idee di Mazzini. I due hanno personalità molto diverse tra loro, ma sono accomunati dal sogno di un'Italia libera, unita e repubblicana. I primi tentativi insurrezionali organizzati dalla giovine Italia mazziniana, come quello di Genova, a cui partecipa Garibaldi, vanno però incontro al fallimento e il nostro eroe rischia addirittura di essere arrestato. Riesce fortunosamente a sfuggire alla polizia, ma ormai la sua sorte in Italia è segnata. Sarà condannato a morte in contumacia per cospirazione e alto tradimento e deve quindi abbandonare il paese verso un esilio ignoto che si rivelerà lunghissimo e avventuroso. Garibaldi, braccato dalle autorità del Regno Sardo, decide allora di dirigersi in Sud America e sotto falso nome si imbarca come secondo in una nave diretta in Brasile. Sono della giovane Italia, signor Conte. Ora e sempre. A Rio prende contatto con la sede locale della giovine Italia e dà inizio alla sua avventura nel nuovo mondo. L'eroe servirà altre patrie e altre cause, come quella della Repubblica del Rio Grande, ma sarà sempre ispirato da nobili ideali. E anche nella sua esperienza di corsaro si dimostrerà sempre disinteressato a qualsiasi tornaconto personale. Non siamo pirati, siamo corsari per la Repubblica del Rio Grande. Ma un improvviso cambio di alleanze nel quadro politico del nuovo mondo mette a repentaglio la sua vita. Garibaldi viene attaccato da una nave nemica, catturato e imprigionato. Una volta tornato in libertà, incontra il presidente ribelle della Repubblica del Rio Grande, Gonçalves. È a questo punto che, da marinaio, Garibaldi si trasforma in gaucho e, indossando poncio, camicia e berretta, un abbigliamento che lo caratterizzerà per il resto della sua vita, si impegna in azioni per conto del governo rivoluzionario. In questo periodo fa anche l'incontro della sua vita. Conosce Anita, la donna che lo seguirà ovunque, battendosi sempre al suo fianco e dandogli 4 figli. Ma cosa fai qui? Così mi sento più sicura. Ma intanto le province ribelli hanno perso. La loro lotta per l'indipendenza si è rivelata inutile e Garibaldi viene congedato, ottenendo come indennizzo una mandria di buoi con la quale si dirige in Uruguay. A Montevideo arriva con pochissimi capi di bestiame, ma si mette subito in contatto con i fratelli esuli della giovine Italia. Si forma dunque l'embrione di un esercito per la prima volta italiano, una legione che Garibaldi seleziona personalmente. Sono le camicie rosse che combattono la famosa battaglia di Sant'Antonio, destinata a fare di Garibaldi un eroe da leggenda. Fuoco! Avanti! Ma il richiamo dell'Italia si fa sempre più pressante nell'animo di Garibaldi. Una lettera di Mazzini, fatta recapitare ai patrioti di Montevideo, conduce alla scelta definitiva. Garibaldi e le sue camicie rosse si imbarcano sulla nave Speranza, diretti in Italia. Dopo quasi 12 anni di esilio, l'eroe dei due mondi attraversa l'oceano per tornare in patria e partecipare da protagonista agli eventi decisivi della storia d'Italia. Come abbiamo avuto occasione di dire nella scorsa puntata, è incredibile la quantità di cose che Garibaldi ha compiuto nel corso della sua vita. Le sole imprese in Sud America basterebbero a riempire un'intera esistenza. In Italia arriva preceduto da un alone di leggenda, quella del combattente invincibile, dell'uomo integerrimo, del capo carismatico, sempre vicino ai suoi soldati e sempre pronto a combattere per grandi ideali. La cosa importante da sottolineare è che Garibaldi
Non è un generale a capo di un esercito regolare. Anche quando arriva in Italia continua a essere il comandante di un suo esercito personale, che non risponde ad alcuna autorità politica o militare. Quasi una banda armata, per così dire. È un uomo che combatte per conto suo, guidando dei volontari disposti a seguirlo ovunque. A Calatafimi, dopo lo sbarco in Sicilia, Garibaldi lascia tutti sbalorditi per le sue abilità militari, vincendo una importantissima battaglia contro l'esercito borbonico, malgrado l'inferiorità di uomini e mezzi. Avanti, ragazzi! Seguiremo passo passo questa spedizione dei Mille con i suoi trionfi, ma anche con le sue amarezze. In particolare la delusione di essere messo da parte dal re Vittorio Emanuele II dopo avergli consegnato un intero regno, il regno delle due Sicilie. Grande combattente, grande idealista, Garibaldi si trova a disagio quando ha a che fare con la gestione politica delle sue vittorie. Il suo isolamento a Caprera sarà un modo per star lontano dai palazzi del potere e delle aule parlamentari, ma anche un modo per intervenire in piena autonomia alla testa dei suoi uomini nelle vicende italiane. La seconda guerra d'indipendenza, l'Aspromonte, i combattimenti contro gli austriaci per liberare Trento, gli scontri con i francesi a Mentana nel tentativo di liberare Roma e tante altre battaglie politiche e ideali. È la storia del nostro risorgimento, una storia che vede uniti, ma per certi versi anche divisi, i quattro protagonisti della vicenda, oltre a Garibaldi, Mazzini, Cavour e Vittorio Emanuele II. Questa sera seguiremo questo cruciale periodo storico viaggiando accanto al grande eroe popolare che ha saputo, più di ogni altro, infondere coraggio e passione ai patrioti italiani. Siamo nel 1859, alla vigilia della seconda guerra di indipendenza, e qui avviene una svolta nella vita di Garibaldi. Garibaldi finora è stato un battitore libero, per così dire, senza alcun rapporto con la monarchia sabauda, anzi inizialmente combattendole proprio per le sue idee repubblicane. Negli anni 30 era stato addirittura condannato a morte dallo Stato sabaudo, quando aveva partecipato ai moti mazziniani di Genova. Garibaldi era un fedele seguace di Mazzini e il progetto di Mazzini era quello di unire l'Italia attraverso insurrezioni popolari per creare una repubblica indipendente. Quindi un progetto che vedeva l'abolizione delle varie monarchie che regnavano in Italia, compresa quella sabauda. E proprio per questo Mazzini era visto come il fumo negli occhi da casa Savoia e doveva vivere in Svizzera e a Londra, in esilio. È a questo punto che avviene la svolta per Giuseppe Garibaldi. Garibaldi si reca a Torino
e incontra Cavour, il conte Camillo Benso di Cavour, capo del governo. Si rende conto infatti che non bastano insurrezioni popolari qua e là per fare l'unità d'Italia. Occorre una forza organizzata che funzioni come un propulsore, e questa forza esiste. È appunto il regno di Vittorio Emanuele II, il regno di Sardegna. Realisticamente, quindi, pur rimanendo repubblicano, si allea con il governo monarchico piemontese. Sarà questa l'occasione di nuovi dissidi profondi con Mazzini, repubblicano intransigente. E a questo punto che scoppia la seconda guerra d'indipendenza. Il nostro Piemonte, piccolo per territorio, acquistò credito in Europa perché grande per le idee che rappresenta. E noi non siamo insensibili al grido di dolore che da tante parti d'Italia si leva verso di noi. Una piccola curiosità. La famosa frase del grido di dolore fu aggiunta da Napoleone III quando si trattò di concordare il discorso. Questo discorso fu pronunciato proprio qui, in questo piccolo Parlamento a Torino, il Parlamento subalpino, rimasto praticamente intatto da quel tempo. Ma ecco qual è il piano di Cavour. Si allea con la Francia di Napoleone III e c'è l'accordo segreto che le truppe francesi interverranno accanto a quelle piemontesi se queste dovessero essere attaccate dagli austriaci. Poi ammassa delle truppe volontarie ai confini con la Lombardia e aspetta che gli austriaci cadano nel tranello, cioè che reagiscano attraversando il Ticino. Se gli austriaci ci attaccassero, se facessero il passo falso di attaccarci. E a quel punto scatterebbe automaticamente l'accordo segreto e i francesi dovrebbero intervenire a fianco dei piemontesi. E s'attaccai su Nen? Signor Conte, c'è? È arrivato per telegrafo. Il Ticino. Cui stupido alman alan passal Tisin. Ci attaccano. Comincia così la seconda guerra d'indipendenza con i francesi che combattono accanto all'esercito piemontese. Garibaldi, nominato generale, guida i suoi volontari, i cacciatori delle Alpi, e avanza rapidamente conquistando Brescia e Bergamo. Le truppe franco-piemontesi dal canto loro entrano a Milano. Garibaldi si prepara addirittura a penetrare nel Trentino. Ma a questo punto l'avanzata viene fermata. Francia e Austria decidono di sospendere le operazioni e di dividersi i territori. Viene firmato un armistizio a Villafranca, la Lombardia passa al Piemonte e in cambio la Francia recupera la Savoia e Nizza, con grande dolore di Garibaldi che vede la sua città tornare sotto i francesi. Con l'armistizio di Villafranca lo slancio di liberazione del Nord Italia viene così bloccato perché il Veneto rimane sotto dominio austriaco. Ma pian piano il puzzle dell'Italia comincia comunque a formarsi, perché molte regioni divenute indipendenti chiedono l'annessione al nuovo regno: la Toscana, la Romagna, Modena, Parma e più tardi le Marche e l'Umbria. Quasi metà dello Stivale passa così sotto il governo del piccolo stato piemontese. Oltre al Veneto però manca ancora tutto il centro-sud d'Italia, lo Stato Pontificio e il regno delle due Sicilie. Guardando questa carta geografica, Garibaldi sogna una grande impresa: sbarcare in Sicilia, risalire la penisola, conquistare Napoli, poi proseguire per Roma e realizzare così veramente l'unità d'Italia sotto il regno dei Savoia, con Roma capitale. Sa che per una serie di ragioni politiche, economiche e diplomatiche il governo piemontese non si lancerà mai in un'operazione del genere. Bisogna forzargli la mano, creare una situazione in cui si troverà suo malgrado coinvolto. Il progetto di Garibaldi è quello di sbarcare per conto suo in Sicilia, assieme ai suoi garibaldini,
sollevare le popolazioni e, grazie a una serie di operazioni spericolate, battere l'esercito borbonico risalendo la penisola. È la spedizione dei Mille, una delle più incredibili imprese mai progettate, anche dal punto di vista militare. Seguiremo questa sera passo a passo questa impresa, grazie anche al film realizzato da Roberto Rossellini, Viva l'Italia. In questo film l'attore Renzo Ricci interpreta Garibaldi. Ecco come comincia l'impresa. Un ufficiale dell'esercito regio piemontese, Bandi, si ferma davanti ad una villa di quarto. Vieni, vieni, andiamo. Ecco, te l'ho portato. Oh, caro Bandi, ben arrivato. Sono lieto di vederla, generale. È questo il quartier generale di Garibaldi e delle sue camicie rosse. Beh, questa notte dormirete alla meglio sopra quel divano. Ma veramente io dovrei tornarmene ad Alessandria. Se domattina non mi presento in caserma, mi piglio gli arresti di rigore. Non vi preoccupate. Verrete con me. Sapete dove andiamo? No, generale. Andiamo in Sicilia. In Sicilia? Palermo è insorta. La rivoluzione divampa in tutta l'isola. Il regno di Borbone scricchiola da tutte le parti. Del resto, tutte le strade conducono a Roma. No? Certo, quella che passa per la Sicilia non è la più breve. E non è nemmeno la più facile. Ma Cavour non vede di buon occhio l'iniziativa di Garibaldi, a cui il re ha dato un tacito appoggio, e in più, nel frattempo, l'insurrezione in Sicilia è stata stroncata. Il governatore di Milano, come si chiama? Il Massimo D'Azeglio. Ha messo sotto sequestro tutte le armi del fondo per il milione di fucili. Crispi, ma non era intervenuto il ministro degli interni per far revocare il sequestro? Sì, ma hanno detto che senza l'approvazione di Cavour è impossibile ogni intervento. E Cavour non è a Torino. Sente puzza di Repubblica, altro che non è a Torino. Perché Cavour è così freddo nei confronti della spedizione dei Mille e pone ostacoli sulle armi e sui finanziamenti? Beh, ci sono varie ragioni, tanto perché Garibaldi fa sempre di testa sua. Ha un suo piccolo esercito personale, quindi non è controllabile. Ma è anche perché con la sua irruenza rischia di rompere certi schemi diplomatici che Cavour sta tessendo. E lo preoccupa in particolare l'alleanza con la Francia. Si sa che i francesi, che tra l'altro proteggono lo Stato Pontificio, non vedono di buon occhio una nazione italiana troppo potente. E poi ci sono forti differenze caratteriali, ideologiche, tra questi due protagonisti del Risorgimento. Cavour, per formazione, origini sociali e anche posizioni politiche, è molto diverso da Garibaldi. Camillo Benso, conte di Cavour, era un aristocratico liberale e un po' libertino che in gioventù aveva viaggiato molto all'estero, studiando lo sviluppo dei paesi industrializzati come Francia e Inghilterra. Ne aveva tratto la convinzione che nessuno stato economicamente arretrato sarebbe stato in grado di emergere nel contesto europeo. Imboccò quindi con decisione la via dell'industrializzazione, cominciando a modernizzare l'agricoltura. In politica estera l'asse centrale era l'alleanza con l'Inghilterra e con la Francia, presentando il Piemonte come l'unica forza politica moderata capace di risolvere l'instabilità del paese. Il Regno Sabaudo, insomma, come stato guida dei patrioti, e al tempo stesso come garanzia di moderatismo. Cavour vedrà sempre con sospetto l'imprevedibile Garibaldi, che poteva diventare pericoloso come capo popolo rivoluzionario. A sua volta, Garibaldi vedeva nello statista aristocratico l'espressione dei compromessi della politica conservatrice. La macchina da guerra che porterà all'Unità d'Italia sta per mettersi in moto. Ma come abbiamo visto, i protagonisti di questa grande impresa, Garibaldi, Cavour, Mazzini, Vittorio Emanuele II, hanno visioni politiche diverse, a volte molto diverse tra loro. Prima di seguire i Mille nella loro straordinaria spedizione, è bene a questo punto cercare di capire quali sono le differenti posizioni in campo. La posizione di Cavour l'abbiamo sentita poco fa. Unità d'Italia come progetto del Regno Sabaudo, stando attenti a non assecondare rivoluzioni o populismi.
Mazzini lotta invece per un'Italia repubblicana democratica che può nascere soltanto sotto la spinta popolare, non attraverso accordi di vertice di governi conservatori. Vittorio Emanuele II condivide naturalmente la politica del suo primo ministro, Cavour, e anche lui è consapevole dei problemi che può creare Garibaldi. Ma sa anche che questo straordinario condottiero può essergli utile per un tratto di strada e che, esaurito il suo ruolo, potrà poi essere tenuto sotto controllo. È il 5 maggio 1860. La spedizione dei Mille è pronta a salpare da Quarto, vicino Genova. Destinazione Marsala, in Sicilia. Ormai la macchina non si può più fermare. Garibaldi parla ai suoi uomini per infondere loro coraggio e passione. Stilla di sangue, non sperando altro guidardone che quello dell'incontaminata coscienza. Italia e Vittorio Emanuele, gridaron passando il Ticino. Italia e Vittorio Emanuele rimbomberà negli antri infocati del Mongibello. A questo fatidico grido di guerra, tonante dal gran sasso d'Italia al Tarpeo... Questo è un momento molto importante nella storia dell'Unità d'Italia. Mille uomini, decisi a seguire il loro capo carismatico, anche con un'organizzazione degli armamenti un po' improvvisanti, sono pronti a bordo di due piroscafi per sbarcare in Sicilia e accendere la miccia dell'insurrezione. Romane generazioni! È così che inizia l'avventura di quel gruppo molto eterogeneo di volontari che per il loro coraggio e la loro dedizione sarebbero passati alla storia. I Mille in realtà non erano mille. Il loro numero esatto non si sa. Gli stessi elenchi ufficiali del tempo riportano cifre diverse. Quel che è certo è che comunque erano di più, tra 1040 e 1080. Ecco qui le loro fotografie originali. La loro età media oscillava tra i 25 e i 27 anni. La gran parte apparteneva al ceto colto, erano professionisti, studenti, militari e artigiani. Più di 100 erano i medici e c'erano anche 3 sacerdoti e alcuni seminaristi. Il garibaldino più vecchio aveva 69 anni e il più giovane 11, un ragazzo che aveva seguito il padre. Tra tanti uomini c'era solo una donna, Rosalia Montmasson, moglie di Crispi, il mazziniano che aveva organizzato comitati clandestini rivoluzionari in Sicilia e che aveva chiesto l'intervento di Garibaldi per scatenare la rivolta nell'isola. L'82% dei volontari veniva dal settentrione, il 10% dall'Italia centrale e solo l'8% dal meridione. Erano stati divisi in 8 compagnie. Molti avevano già conosciuto la cospirazione, la galera, l'esilio e molti il campo di battaglia. La provincia più generosa di volontari fu quella di Bergamo con 160 uomini, seguita a ruota da Genova con 156 e da Milano con 72. Una parte di loro indossava la famosa camicia rossa, ma la maggioranza vestiva in borghese, nelle fogge più strane e diverse, e il popolano si univa e si confondeva col borghese elegante. La vittoria di Milazzo mi sembra ancora un miracolo. Tra gli ufficiali il più famoso è certamente Nino Bixio. Coraggioso e irruente, forse anche più del suo generale, faceva del coraggio e dell'assalto alla baionetta il suo credo e la sua forza. Un'armata eterogenea, ma molto compatta e decisa, pronta a seguire il suo capo ovunque. Abbiamo visto le foto originali di molti di questi garibaldini. Era il 1860, poco dopo, e la tecnica fotografica era ormai ben affermata. E questo ci consente di avere oggi molti documenti dell'epoca, a cominciare dai ritratti dei protagonisti. Paco Lanciano, buonasera. Buonasera. Lei qui ha portato una serie di oggetti che ci sono stati cortesemente prestati dal Museo Alinari di Firenze. Possiamo spiegare in due parole questa straordinaria storia? La storia della fotografia, che è sostanzialmente l'unione di tre elementi che adesso cercheremo di vedere in dettaglio. Il primo è ben noto e molto semplice. Una camera oscura con un'opportuna lente riesce a riprodurre
capovolta un'immagine se la scena ha abbastanza luce. Questa è la famosa camera oscura, la camera oscura che già Leonardo conosceva. E qui vediamo la sua immagine capovolta. Ora il problema è far diventare stabile questa immagine, cioè mantenerla su una lastra. La difficoltà è trovare l'elemento giusto da mettere al posto di questo vetro. Ecco, possiamo fare un esempio un po' immaginativo. Sappiamo tutti che in una stanza colpita dal sole la tappezzeria, se prende luce, pian piano sbiadisce e non sbiadisce nelle parti in cui invece non c'è il sole. Quindi il problema sarebbe quello di trovare una tappezzeria, per così dire, che sbiadisce molto rapidamente e quindi crea un'immagine di contrasti di luci. Esatto, molto sensibile e molto rapida. E naturalmente per fare questo furono fatti molti tentativi. E adesso vediamo questo secondo passo, che è proprio il momento dell'impressione e dello sviluppo della lastra. Allora, io tolgo questo schermo dalla nostra. Io devo stare molto fermo. Devi stare fermo. Io adesso apro l'otturatore per qualche secondo. Non sono i 30 minuti del 1838, sono alcuni secondi. Adesso aspettiamo che si sviluppi l'immagine e qui vedremo il negativo della sua immagine, che però se mostriamo alla luce vediamo che rapidamente in realtà cambia colore, si scurisce, si rovina. Dobbiamo, terzo passo, trovare il giusto fissaggio per rendere questa immagine indelebile. Questo processo è stato inventato da due francesi, Niepce, e in particolare Daguerre, da cui daguerrotipo. Il famoso daguerrotipo, qui tra l'altro ne abbiamo uno dei primi anni. Va detto che Daguerre nel 39 comunica all'Accademia delle Scienze francesi come si fa una fotografia, e nel 40, cioè un anno dopo, in tutta Europa nascono studi fotografici. Quindi grande business. Era proprio una scoperta matura, come si e dice. E qui abbiamo proprio un'immagine. È un daguerrotipo dei primi anni 40, questo è un uomo che evidentemente è dovuto stare fermo per un certo numero di minuti e si vede che è un'immagine molto nitida. E deve appoggiare la mano sul tavolo proprio per evitare di muoversi. Lo svantaggio di questo tipo di fotografia è che era una lastra di metallo unica che non si poteva riprodurre. E quindi non si poteva stampare. Quindi il vero sviluppo poi è stato quello di arrivare a costruire, a inventare dei negativi su vetro, cioè su una superficie trasparente, per poter poi stampare tante volte una fotografia, per esempio in un libro oppure in un giornale. E qui c'è la grande esplosione dell'immagine, vediamo qui dei biglietti da visita con delle fotografie che vengono poi diffusi agli amici. E poi tante altre iniziative, persino poi le fotografie in tre dimensioni. Diciamo che Garibaldi capisce rapidamente anche l'importanza strategica di diffondere delle immagini. Eh sì, perché in fondo la fotografia segna la nascita di una nuova civiltà, potremmo dire la civiltà dell'immagine, la chiamiamo oggi, quindi è un segno estremamente rivoluzionario. Chi riuscì a coglierlo per primo ne fece buon uso. Ed è anche per questo che abbiamo le immagini dei Mille. Ma torniamo alla spedizione dei Mille. L'11 maggio 1860 i Mille arrivano nel porto di Marsala. Delle navi inglesi stanno in quel momento caricando e scaricando merci nel porto, forse non a caso, e l'artiglieria borbonica non osa sparare temendo di colpire delle navi di Sua Maestà Britannica. Questo facilita molto l'attracco e lo sbarco dei garibaldini. La notizia dello sbarco dei Mille in Sicilia si diffonde rapidamente in tutta Italia e in Europa. Non è lo sbarco in Normandia, ma è un evento che fa sensazione soprattutto per le conseguenze che potrà avere. Se a quel tempo ci fosse stato il telegiornale, avrebbe aperto con un'edizione straordinaria. A quel tempo non c'era la radio o la televisione, c'era però il telegrafo, che era in grado di diffondere abbastanza rapidamente le notizie e di fornire dettagli per le prime pagine dei giornali. Sentite un po' cosa dice questo telegramma. Times, London. Garibaldi si è imbarcato stanotte a quarto con 1000 volontari su due piroscafi trafugati da Bixio alla Rubattino. Punto. Pare che il generale voglia far vela per la Sicilia. Punto. L'emozione negli ambienti politici e consolari è enorme. Punto. Invierò dettagli. Vai, prendi gli altri dispacci. Thank you.
faccia venire i signori ufficiali. Signor sì. Il generale borbonico Landi, vecchio e obeso, fa una riunione con i suoi ufficiali chiedendo informazioni sullo sbarco e sull'avanzata dei nemici. Ma le informazioni degli ufficiali su questi filibustieri capitanati da Garibaldo sono confuse e contraddittorie. Avete notizie precise di dove si trovino gli sbarcati? Beh, secondo le mie informazioni si starebbero incamminando verso l'interno, attraverso Santa Ninfa e Corleone. Le voci che ho raccolto io, invece, li darebbero riuniti alla cascina Fardella. Impossibile, colonnello. Sono passato giusto ieri da quella parte e posso assicurarvi che di quel Garibaldi non c'era neanche l'ombra. Ritengo che non siano infondate le voci che Garibaldi si sarebbe trincerato a Marsala. Non si può dire che le notizie che sono in loro possesso coincidono. Eccellenza, facciamo entrare il capitano d'armi. Sì, sì, ben volentieri. Lo sbarco di Garibaldi e dei suoi 1000 uomini, pensate, meno di quanti ne possa contenere un teatro, ebbene, questo sbarco viene forse preso un po' sotto gamba dagli alti comandi borbonici. Del resto è la prima volta che succede una cosa del genere e la fortuna di Garibaldi è che si trova di fronte ad avversari poco allenati a muoversi con rapidità. I generali non erano forse così inefficienti come potrebbe apparire dal filmato, ma certamente non erano preparati a inventare soluzioni nuove di fronte a un attacco così anomalo, fuori dagli schemi classici. Va anche detto che il capo del governo borbonico, ottantenne, aveva nominato un ministro della guerra 82enne. Quanto al re, Francesco II, soprannominato Franceschiello, non possedeva certo una forte personalità e aveva compiuto molte ingenuità sul piano politico, per esempio non concedendo la Costituzione per una promessa fatta al padre, ma anche errori sul piano militare, licenziando i mercenari svizzeri che costituivano il reparto più efficiente dell'esercito. È così che sta per avvenire il primo scontro nella piana di Calatafiori. Guardi, generale, cosa le disse? Che i borbonici sarebbero venuti al pianto romano. E là stanno. Avevo ragione. Belle truppe. E come manovrano bene. Che ore sono? Fate mangiare i nostri ragazzi finché c'è tempo. Menotti, pensaci tu. Mangiate, passate parola. Mangiate! Mangiate pane, formaggio e un po' di olive. Benissimo, grazie. Nessuno di voi ha un po' di sale? Sì, generale. Eccolo qua. Ah, bravo. Com'è buono questo pane siciliano. Generale Viviani, buonasera. Buonasera. La battaglia di Calatafimi sta quindi per cominciare. La volta scorsa abbiamo mostrato su un plastico come Garibaldi ha avuto delle intuizioni e delle invenzioni alla famosa battaglia di San Antonio in Uruguay. Curiosamente questa battaglia di Calatafimi in qualche modo riprende un po' le stesse tattiche. Riprende, perché anche qui Garibaldi, prima di muoversi, vuole sapere vuole avere ogni possibile informazione sul terreno e sul nemico. Quindi non si muove così? Non si muove così, interroga gli abitanti e studia anche delle mappe di carattere agricolo che aveva trovato presso i comuni. Per capire i terreni? Per capire il terreno, per cercare di avere ogni notizia utile. Generale, ho esplorato la zona, la salita del colle è impervia, quelle sono terrazze durissime da scalare. Vuole accettare il combattimento qui? Sì, certo. Non capite, Bixio, che il terreno sarà duro ma c'è favorevole perché quell'erta scoscesa impedirà al nemico di impiegare pienamente quei mezzi nei quali ci sono superiori, cioè il fuoco dei fucili e dell'artiglieria? E poi, Bixio, ricordate che qui si fa l'Italia o si muore. E anche qui, come ha fatto a San Antonio, manda avanti un piccolo gruppo. Manda avanti, sì, possiamo pensare a una compagnia, con il compito, come a San Antonio, di stuzzicare, per usare un termine poco militare, per stuzzicare e sapere dove è il nemico e che intenzioni ha, che cosa vuol fare. Mentre il tiene il grosso nascosto. Il grosso tiene nascosto dietro un'altura del terreno. Quando si è reso conto esattamente della situazione, oppure è convinto di essere ben a conoscenza della situazione, butta fuori e lì agisce proprio alla Garibaldi. Tirate giusto!
Rapidamente, generale, c'è un aspetto importante in ogni campagna militare, quello dell'intendenza. Oggi sappiamo che l'intendenza ha un ruolo fondamentale. Fondamentale. Minimo, ogni combattente deve avere 5 persone dietro che di supporto. Di supporto, almeno 5. Per allora, i vari comunicazioni, tutto, sanità, vitti, munizioni, vitto, eccetera. Qui abbiamo visto Garibaldi allora, che stava mangiando pane e formaggio. Sì, allora era molto più semplice. Era molto più semplice. Però c'è una cosa molto particolare da dire sulla logistica di Garibaldi. Che i componenti, questi 1000, non erano gente di professione semplice, ma erano tutti medici, farmacisti, veterinari, ingegneri. E quindi panettieri addirittura, quindi 21. Tutte persone che erano in grado di creare loro stessi. Autonomamente di creare loro stessi o almeno di dirigere quello che cosa. E poi ricordiamo che i comuni erano tenuti per legge a fornire ai reparti militari in sosta o in transito ogni possibile, soddisfare ogni possibile richiesta. Garibaldi rilasciava dei buoni che poi servivano ai comuni per essere delle ricevute, sono stati onorati questi. Sì, sì, sono stati 8-9 mesi dopo, evidentemente tutti aspettavano di vedere come andavano le cose, sono stati tutti onorati. Ma torniamo a Calatafimi, alla battaglia che sta per cominciare. Giuseppe Garibaldi, non disprezzare questa mia tonachella, perché ti dico in verità che sarà più salda della tua corazza, e non disprezzare questa croce, perché verrai che balenerà tra i nemici più terribile della tua scemetà. Benedico. Signor Maggiore, vengono su come diavoli. Abbiamo bisogno di rinforzi. Calma, tenente. Lasciateli sfiancare. Darò io l'ordine per il contrattacco. Presto, una staffetta per il generale Landi. E mandi subito dei rinforzi. Il maggiore Sforza vi manda questa bandiera che è stata levata al nemico e mi dice di informarvi che il comandante degli italiani è stato ucciso. Chiede munizioni e rinforzi. Ma come ha levato la bandiera al nemico? Ammazzate Garibaldi e cerca ancora rinforzi. Trombati, suona all'attacco. Scendono dalla montagna per darci man forte. Bene, bene, state calmi. Sedesta, fratelli, l'Italia, l'Italia, sedesta, nell'elmo di Ciclo. Questo inno, l'inno di Mameli, è ormai la colonna sonora del Risorgimento e accende gli animi dei combattenti. Ma che cosa sappiamo di questo inno? In quali circostanze è stato scritto? E chi ne ha composto la musica? È alla città di Genova che dobbiamo l'inno di Mameli. In origine si chiamava il canto degli italiani e nacque in quel clima di fervore patriottico che già preludeva alla guerra contro l'Austria. Arrendetevi! Ragazzi, conoscete l'inno di Mameli? Mameli! Italia, l'immediatezza dei versi e la forza della melodia ne fecero il più amato canto dell'unificazione non solo durante il periodo risorgimentale, ma anche nei decenni successivi. Le parole furono scritte nell'autunno del 1847 dall'allora ventenne studente e patriota Goffredo Mameli. Anche la musica è di un compositore genovese, Michele Novaro, che, venuto in possesso del testo, scrisse entusiasticamente la partitura e forse cambiò anche il primo verso da Evviva l'Italia al celebre Fratelli d'Italia. Mameli, il poeta soldato, morirà a soli 22 anni in seguito ad una ferita riportata a Roma durante i combattimenti per difendere la Repubblica nel 1849. Le sue spoglie riposano nel mausoleo ossario del Gianicolo. Novaro, il musicista, morirà in povertà.
Gli inni hanno certamente una grande forza, hanno una capacità di trasmettere una carica emotiva straordinaria che può anche indurre a comportamenti eroici. Ed è in questo clima di grande fervore patriottico che i garibaldini avanzano in Sicilia, ricevendo ovunque accoglienze incredibili da parte della popolazione, manifestazioni di giubilo ma anche di venerazione. Garibaldi viene accolto come un grande liberatore. Voi c'è Garibaldi. Eccolo. Generale. La chiesa è piena di ferite dell'esercito borbonico. Sono ferite gravi che affidiamo alla vostra pietà. Ma che pietà? Di che pietà mi state parlando? Non sono anche loro degli uomini come noi? Sono degli italiani, dei fratelli italiani. Grazie. Venite, venite. Bravi ragazzi, avete ben combattuto. Vogliate affrontare tutte le cure per questi derelitti e dite loro che saranno liberi di tornare alle loro case o combattere con noi. E sono liberi anche di raggiungere i loro reggimenti e combattere ancora contro di noi. Ma no, ma cosa fate? Ma come vi ha ridotto la tirannia? Ma io sono un uomo che mangia e beve come voi. Baciamoci così, sulle gote. Siamo fratelli. Siamo uomini uguali. In questi antichi e isolati paesi siciliani, Garibaldi, o Garibaldo, come a volte viene chiamato, è accolto con un'ammirazione che sconfina nell'idolatria. È una specie di messia venuto a liberare il popolo oppresso, un redentore che, forse anche a causa dei capelli lunghi, della barba chiara, nell'immaginazione popolare viene quasi santificato. Tanti sono i ritratti che raffigurano Garibaldi in pose estatiche e mistiche, come un Cristo benedicente o crocifisso con l'anima che vola in cielo. E quella sua capigliatura bionda da Nazareno facilitò il paragone. Molte le preghiere che si indirizzavano all'eroe e che recitavano più o meno così: «Dacci le nostre munizioni quotidiane, non indurci in tentazione di contare il numero dei nemici e nelle caserme e nei campi di battaglia sia fatta la tua volontà». Litanie da catechismo recitavano: «Quali sono le tre distinte persone di Garibaldi? Padre della nazione, figlio del popolo e spirito della libertà». O cosa si ottiene vincendo in battaglia? La visione dell'eroe in persona e ogni sorta di piacere senza dolore. Canzoni e leggende alimentarono il mito e gran parte dei contadini del sud credettero di vedere in lui un nuovo messia venuto a liberarli. Addirittura si sviluppò un feticismo paradossale. Non solo le ciocche dei capelli venivano ricercate come un tesoro prezioso, ma anche le sue unghie avevano assunto un valore mistico, come ben sapeva la sua ultima compagna, Francesca Armosino, che conosceva soprattutto il valore commerciale di ciocche e unghie. Quando Garibaldi entra in città, i borbonici si rifugiano nel castello che domina la città.
Ed è incredibile vedere come il loro potere si sciolga come neve al sole al semplice arrivo delle camicie rosse. La popolazione si riversa nelle strade e nelle piazze applaudendo i garibaldini come liberatori. Asserragliati nel castello, i borbonici non sanno far altro che bombardare la città. Inutilmente, perché Popolani e Garibaldini formano barricate e diventano padroni della situazione. Avete disposto perché si controllino i movimenti al castello? Sì, generale. Oh, amico mio. Che bella sorpresa trovarvi qui. Conoscete il mio amico Alessandro Dumas? L'autore dei Tre Moschettieri. Amico, che salvacondotto avete? Questo, eccolo, è firmato dal maggiore... Ah, Guimaroli, fate un nuovo salvacondotto per sì illustre poeta. Mettete la data e scrivete «Si lasci liberamente passare in Sicilia l'illustre uomo e intimo amico mio Alessandro Dumas». Anzi, aggiungerete «Sarò riconoscente a chiunque a lui gentilezza compartirà». Ma cosa ci faceva Alessandro Dumas al seguito di Garibaldi? Beh, il celebre autore dei Tre Moschettieri del Conte di Montecristo, scrittore di enorme successo e personaggio eccentrico, ebbe uno stretto legame con Garibaldi, perché fu proprio lui a scrivere le sue memorie. È una storia curiosa. Dumas e Garibaldi. Connubio strano, insolito, singolare. Alexandre Dumas, figlio di un marchese e di una schiava delle Indie occidentali, è già uno scrittore affermato quando incontra Garibaldi. Ed è anche un uomo d'azione, d'avventura e grande amatore. I due si incontrano in Sicilia, dove Dumas aveva raggiunto Garibaldi e le sue truppe, e di lì lo scrittore seguirà il generale sino a Napoli. A Napoli, Dumas offre tutto il denaro del quale dispone per finanziare l'acquisto di armi e munizioni per le camicie rosse. In cambio, Garibaldi gli offre, oltre alla sua amicizia, il manoscritto delle sue memorie. Da questo scambio amicale nasce uno straordinario libro che ripercorre la vita di Garibaldi dalla nascita alla fuga in Sud America, al ritorno in Italia fino alla caduta della Repubblica Romana, tutto raccontato attraverso la penna di Dumas come un vero appassionante romanzo. Ah, chi siete? Io sono uno giornalista francese e lui inglese. Ecco i nostri salvacondotti. Is it true that there are 800 dead at Alberghesca? È vero che all'Alberghesca si devono contare quasi 800 morti fra gli abitanti? Ah, non so. La cosa sorprendente, ma non troppo, è che Garibaldi gode di una grande popolarità all'estero.
questi giornalisti sono venuti qui a seguire le gesta di quello che è l'italiano più famoso e anche più amato nel mondo, soprattutto nei paesi liberali e democratici come l'Inghilterra e gli Stati Uniti, paesi che Garibaldi considera modelli di libertà e civiltà. Sono entrati in un ospizio, hanno violentato tutte le donne e poi hanno chiuso le porte e lo hanno dato alle fiamme! Fermi tutti, qui comando io! Fermi, non avete a che fare con me! Che fate? Eccellenza, noi siamo galeotti, abbiamo patito nelle galere. Arrestatemi, poi vedremo quello che hanno fatto. E voi? Colonnello Bixio, io vi conosco di fama. So bene che siete un eroe. Quando Garibaldi nel 1864 si recò a Londra e vi soggiornò per alcuni mesi, furono incredibili le manifestazioni di tripudio collettivo che si scatenarono con una folla di 500.000 di persone riunita a Trafalgar Square. Furono scene di fanatismo e isteria collettiva di fronte alle quali la regina Vittoria si disse quasi vergognosa di governare una nazione capace di simili follie. Il Times considerò la cosa volgare e plebea. Carlo Marx lo giudicò un miserabile spettacolo di imbecillità e Disraeli non volle incontrare il generale. Ma le signore aristocratiche e le donne del popolo impazzivano per questo eroe romantico. La Camera dei Lord lo accolse come un premier e lo stesso fecero i giornalisti e gli intellettuali dell'epoca, i politici e i religiosi protestanti, gli operai e i loro sindacati. A Londra si mangiavano i biscotti Garibaldi, le bluse Garibaldi erano di gran moda e si andava a teatro a vedere un musical su Garibaldi. La spedizione dei Mille intanto continua. La Sicilia ormai è conquistata, ma Garibaldi intende risalire la penisola, sbarcare in Calabria per continuare poi su per Napoli e conquistare tutto il regno borbonico. E qui a Torino Cavour è sulle spine. Questa avventura garibaldina diventa incontrollabile e teme un'insurrezione generale di stampo repubblicano. Inoltre sa che Garibaldi ha da sempre un chiodo fisso, quello di arrivare fino a Roma per farne la capitale d'Italia. Ma Roma, come si diceva prima, è protetta dalla Francia di Napoleone III, che è il miglior alleato del governo piemontese. Cavour ritiene comunque che il problema più urgente sia quello della Sicilia. Bisogna evitare che la situazione sfugga di mano e per questo è necessaria al più presto l'annessione della Sicilia in modo da insediare subito un potere politico e militare sabaudo sull'isola. Intanto i preparativi di Garibaldi per sbarcare in Calabria vanno avanti. Con la battaglia di Milazzo, l'assalto dei Mille al forte borbonico e la sua conquista, tutta la Sicilia è libera. I Mille nel frattempo sono aumentati, molti volontari arrivati da tutta l'Italia si sono aggiunti a loro. Le coste della Calabria appaiono ora di fronte ai garibaldini accampati sulle spiagge vicino Messina. Ma come attraversare quel tratto di mare? Nel quartier generale di Garibaldi arriva l'aiutante del re che consegna una lettera del sovrano al generale. Il re ha seguito con grande entusiasmo le sue imprese, anche se non ha potuto appoggiare la sua spedizione. Ora è preoccupato per questo sbarco in Calabria e lo invita a desistere. Francesco II di Borbone ha un esercito ancora potente e la sua flotta è intatta. Sua maestà vi ha scritto da re, ma credo potervi dire che se voi doveste disobbedirgli perché i doveri verso l'Italia ve lo impongono... L'ho sempre detto che Vittorio Emanuele è un gran bravo uomo. Peccato che sia così mal circondato. Come si spiega questo comportamento del re? Il successo della strana armata garibaldina, che si ingrossa sempre più e travolge tutto, preoccupa il re Vittorio Emanuele, ma probabilmente non troppo. Da un lato, infatti, non può non tener conto della linea politica di Cavour e anche delle potenze straniere alleate che si oppongono a questa avventura di Garibaldi. Però, d'altro canto, l'idea che qualcuno conquisti per lui il regno delle due Sicilie, non deve certo dispiacergli. Cerca quindi di mantenere un equilibrio che non lo comprometta, ma che non comprometta neppure l'impresa nel momento in cui sta per cominciare lo sbarco in Calabria. Un garibaldino arriva a nuoto sulle coste calabre.
Si incontra con dei congiurati calabresi, tra cui ci sono ufficiali dell'esercito borbonico. Il piano prevede che la notte stessa un grande falò sulla cima del monte darà il via libera alle operazioni. I soldati congiurati apriranno le porte della fortezza di Reggio Calabria, cosicché la popolazione potrà occupare la roccaforte. Sulla costa sbarcheranno dei garibaldini, ma sarà solo un depistaggio per i borbonici. Garibaldi e il grosso delle truppe, su due piroscafi, sbarcheranno più a sud e non troveranno resistenza. È un'altra vittoria e i garibaldini avanzano di corsa sulle strade calabresi. Si scontrano con i borbonici che fuggono. Ormai l'avanzata è inarrestabile e la legione di Garibaldi, da 1000 uomini, ora è forte di 30.000 volontari. L'effetto valanga che sperava Garibaldi si è quindi verificato. Il nucleo originario di 1000 uomini ha funzionato un po' come un polo d'attrazione, come un detonatore. E ora è un esercito sempre più numeroso che comincia a marciare dalla Calabria verso la Campania. Ma nel frattempo è successo un fatto del tutto nuovo. Dal nord infatti sta arrivando l'esercito sabaudo, perché di fronte alla situazione che si sta creando il governo di Torino ha rotto gli indugi e ha deciso di inviare il suo esercito a tappe forzate, attraversando nelle Marche lo Stato Pontificio. A Napoli Francesco II aveva spesso detto, come anche suo padre, che il suo regno era protetto dall'acqua salata e dall'acqua santa, cioè dal mare e dallo Stato Pontificio. In realtà poi dall'acqua salata è arrivato e sbarcato Garibaldi e attraverso le terre del Papa stanno ora arrivando le truppe di Vittorio Emanuele II. In tutta fretta Franceschiello deve abbandonare la reggia. Vedete, io me ne vado per mantenere la promessa di salvare Napoli dagli orrori della guerra. Il nostro Don Peppino è alle porte. La vostra fedeltà alla mia persona non la dimenticherò mai. E volendo che serviate memoria di ciò, vi ho nominati cavalieri di San Gennaro. Signori, ci rivedremo in linea, sul Volturno. Esce così di scena una dinastia che per oltre un secolo, dal 1735, aveva regnato su Napoli. All'epoca i Borbone cercarono di risollevare il regno dalla miseria e di creare uno stato moderno, eliminando le vecchie strutture feudali, ricostruendo, fra l'altro, interi quartieri malsani. Nel Settecento Napoli diventò una delle più grandi città europee, seconda solo a Parigi per numero di abitanti e uno dei più importanti centri culturali. Sorsero magnifici palazzi come il Teatro San Carlo e la Reggia di Capodimonte. Carlo III di Borbone ampliò e abbellì il Palazzo Reale di Napoli, ma soprattutto volle far edificare una costruzione che richiamasse gli splendori di Versailles, la Reggia di Caserta, seguendo con passione il progetto affidato al famoso architetto Vanvitelli. Fu poi proprio Napoli a costruire la prima ferrovia italiana con il tratto Napoli-Portici e a possedere il primo battello italiano a vapore, oltre ad allacciarsi alla Sicilia con una pionieristica rete telegrafica. Ma di fronte ai rapidi cambiamenti che avvenivano in Europa, la politica dei Borbone fu quella del conservatorismo e della repressione, specialmente di fronte ai moti popolari dell'Ottocento. Le alleanze, in politica estera, non erano con paesi liberali come Francia e Inghilterra, ma con paesi come l'Austria e la Russia, che difendevano l'ordine contro la rivoluzione. Le brutali reazioni contro le rivolte in Sicilia, la fucilazione dei fratelli Bandiera e il bombardamento di Messina del 1849, che valsero a Ferdinando II l'appellativo di Re Bomba, sono tutti momenti significativi di questa politica di chiusura totale e di linea dura che alla fine portò alla rottura del sistema e alla fine della dinastia. Che tristezza andà via. Non facemmo vedere. A Torino come viene vissuta l'avanzata fulminea di Garibaldi e la situazione che si sta creando nel meridione? Beh, lo stato d'animo è ben rappresentato dalla sequenza che vedrete tra poco, tratta dallo sceneggiato Il Generale di Luigi Magni, dove Cavour parla con il deputato Farini e con l'ammiraglio Persano. Signori, a questo punto l'impresa dei 1000 può considerarsi conclusa. Garibaldi ha vinto.
Non so se dobbiamo rallegrarcene. Anche perché non è ancora sicuro che la sua vittoria sia anche la vittoria della causa italiana. Comunque bisogna dargli atto che da quando è sbarcato a Marsala, alla testa di 1000 camicie rosse, non solo ha conquistato un regno in 120 giorni, ma ha reso all'Italia il più grande servizio che un uomo potesse renderle. Cioè? Ha dato agli italiani fiducia in loro stessi e ha dimostrato all'Europa che gli italiani sanno battersi e morire sul campo per conquistarsi una patria. Tuttavia, dobbiamo fermarlo. Sarebbe tempo. Già, ma come, signori? Come? Intanto Napoli è in tripudio. Garibaldi, da un balcone, saluta la folla che è venuta ad acclamarlo. Una folla immensa, qualcuno addirittura dice 500.000 persone. È il momento del trionfo. Ma è anche un momento delicato, per varie ragioni. Non solo perché Garibaldi deve ancora affrontare lo scontro decisivo con l'esercito borbonico, che si è asserragliato sulla linea del Volturno, ma perché i problemi, più ancora che militari, sono politici. Questa esplosione rivoluzionaria del sud d'Italia non piace per niente alle monarchie europee, che temono un contagio di questi sollevamenti popolari all'interno dei loro paesi. Ma è soprattutto il governo piemontese, come abbiamo sentito, a essere preoccupato della piega che stanno prendendo gli avvenimenti. Tra l'altro, Garibaldi ha pubblicato una lettera contro la politica di Cavour. Cavour cerca quindi di realizzare subito l'annessione della Sicilia allo Stato sabaudo, per spegnere in tempo i movimenti autonomisti e le rivolte contadine accese dai fuochi dei garibaldini. Qui si pone infatti un problema ben preciso, cioè quale sarà il futuro politico e economico del Mezzogiorno. E la prima emergenza è di riportare l'ordine. I proprietari terrieri siciliani richiedono l'intervento piemontese anche per il controllo delle terre che hanno cominciato a essere distribuite. È la Sicilia raccontata nel Gattopardo. L'aristocrazia terriera cerca di adeguarsi ai cambiamenti, di allearsi con il nuovo potere in modo che tutto cambi, ma senza che niente cambi. Mentre sullo sfondo sta ormai crescendo una nuova classe di arricchiti. Sono molto grato al governo di avere pensato a me per il Senato. Se si trattasse di un semplice titolo d'onore da scrivere sulla carta da visita, con piacere sarei pronta ad accettare. Ma così, no, non posso accettare. Oh, principe. Abbiate pazienza. Sono un esponente della vecchia classe, fatalmente compromesso con il passato regime, e a questo legato da vincoli di decenza, se non di affetto. La mia è un'infelice generazione, a cavallo tra due mondi, e a disagio in tutti e due. E per di più io sono completamente senza illusioni. Che se ne farebbe il Senato di me? Di un inesperto legislatore, cui manca la facoltà di ingannare se stesso, essenziale requisito per chi voglia guidare gli altri. No, Chevalier, in politica non porgerei un dito, me lo morderebbero. La Sicilia non è più una terra di conquista ormai, ma libera parte di un libero Stato. L'intenzione è buona, però arriva tardi. Con l'unità d'Italia i problemi del sud esploderanno. È la cosiddetta questione meridionale. La fusione tra le due parti d'Italia così diverse porterà infatti alla luce tante difficoltà che ancora oggi non sono risolte. Ma quali erano all'epoca queste differenze? A parte la diversità di usi e costumi, l'economia nel sud era legata a un vecchio modello di tipo agricolo e artigianale, molto meno ricco di quelle iniziative imprenditoriali che già si erano sviluppate al nord. Con la caduta delle barriere doganali e con la penuria di strade e ferrovie, Campania e Sicilia non potevano reggere la competizione con le regioni del nord. D'altra parte, l'erario nazionale dissanguato dalle guerre e dalle spese per l'unificazione esigeva tasse in eguale misura dalle regioni ricche e da quelle povere, creando risentimenti e persino rimpianti per l'amministrazione borbonica,
che non dava nulla, ma che in cambio chiedeva poco. Senza parlare dell'impopolarità del servizio militare obbligatorio, che sottraeva uomini ai campi e alle famiglie. Per reazione cominciarono a verificarsi episodi di brigantaggio organizzato, in cui confluiva di tutto: rabbia, ribellione, renitenza alla leva, protesta contro l'amministrazione statale, la quale a sua volta reagì molto duramente, con pene esemplari e fucilazioni, aumentando così ancor più l'idea di uno Stato come nemico e creando le premesse di quella sfiducia nelle istituzioni che doveva poi indirettamente favorire lo sviluppo di fenomeni mafiosi. Anche l'istruzione subì forti ritardi. Malgrado l'analfabetismo raggiungesse in molte zone la spaventosa percentuale del 90%, gli enti locali, in mano ai proprietari terrieri, erano contrari alla diffusione dell'istruzione elementare. Ma torniamo a Napoli, dove Garibaldi trionfa e dove è arrivato anche Mazzini. I due è molto tempo che non si incontrano, oltre 10 anni, da quando insieme cercarono di difendere la Repubblica Romana, e fu un'esperienza tragica. Ora le cose sono molto diverse ed è un grande sogno che si sta realizzando. E Mazzini è venuto proprio a esortare Garibaldi a continuare la sua marcia verso Roma. Io non credevo proprio che si potesse sollevare la Sicilia mandandovi un migliaio di uomini. Voi avete dimostrato il contrario. Sbagliai e sono lieto di potervelo dire con tutta umiltà. Ma sono certo di non sbagliare oggi ricordandovi che senza Roma non può esservi unità, perché Roma è la sola, la vera capitale d'Italia. Ora importa Roma. Sì. Roma, il più commovente, il più prezioso, il più stimolante sogno della mia vita, sempre. Ma non possiamo nasconderci che i piemontesi scendono al sud anche col preciso proposito di sbarrarci la strada di Roma. È il prezzo che Cavour deve pagare a Napoli. Ma noi non possiamo abbandonare Roma e Venezia al Papa e agli austriaci in un momento in cui tutti gli spiriti liberi d'Europa attendono il contributo dell'Italia. Lo so, lo so. Cavour basa tutti i suoi piani sul consolidamento della monarchia, non sullo sviluppo della democrazia. Egli vuole rimettere la bandiera dell'unità d'Italia nelle mani del Piemonte. Vuole cancellare il mito di Garibaldi, l'eroe del popolo, che dà ombra alla figura del re, del suo re. Sere fa mi sono sentito gridare sotto le finestre: viva l'unità d'Italia, morte a Mazzini, come se fossi io il nemico dell'unità d'Italia. Io non so che cosa ci riserva l'immediato futuro, ma un fatto però deve essere chiaro fin d'ora, che se anche le circostanze dovessero obbligarci al rinvio della liberazione di Roma e di Venezia, a nessuno sarà lecito chiamare ciò una rinuncia, ma soltanto un consapevole, anche se amaro, sacrificio per l'unità e la pace degli italiani. Ma la partita a Napoli non è ancora chiusa. Ci rivedremo sul Volturno, aveva detto il re Francesco II abbandonando la Reggia. Ed effettivamente è lungo la linea del Volturno che sta per aver luogo uno scontro decisivo. L'esercito borbonico aspetta i garibaldini in campo aperto. L'intenzione è quella non soltanto di sbarrare la strada a Garibaldi nella sua marcia, ma di passare alla controffensiva e di riconquistare Napoli. Garibaldi osserva la battaglia che si svolge nei pressi del fiume Volturno. Le camicie rosse attraversano il fiume su barche.
I borbonici sparano dall'altra sponda, ma i garibaldini riescono ad approdare. Lo scontro è tra 50.000 soldati borbonici ben equipaggiati e fedeli al re e 20.000 garibaldini male armati e poco addestrati. Le camicie rosse si fanno comunque onore e respingono la controoffensiva del nemico. Ma devono fermarsi. Le truppe piemontesi guidate da re Vittorio Emanuele stanno arrivando. È mattina presto e in mezzo alla campagna Garibaldi monta a cavallo e va loro incontro. Vittorio Emanuele II ha attraversato quasi tutta l'Italia per raggiungere Garibaldi il più velocemente possibile. È passato attraverso lo Stato Pontificio e ha sconfitto l'esercito del Papa a Castelfidardo. Ora sta per incontrare Garibaldi nei pressi di Teano e entrare nella storia come padre della patria. Infatti è proprio sotto il suo regno che nascerà lo Stato Unitario Italiano. È un uomo semplice, deciso, amante della buona tavola e delle belle donne. Non è certo un intellettuale. Lui stesso diceva scherzando di aver letto un solo libro, Il Regolamento Militare. Vittorio Emanuele Maria Alberto Eugenio Ferdinando Tommaso di Savoia nacque a Torino nel 1820 da Carlo Alberto e Maria Teresa di Lorena. Piccolo, tarchiato, poco amante dello studio, era molto diverso dal padre, che era pallido, alto più di 2 metri, magro, timido e riservato. Si rivelò uno scaltro politico, tanto da riuscire a fare dell'Italia una nazione e a guidarla fra mille problemi, e per questo i suoi sudditi alla fine gli perdonarono molti suoi difetti, tra l'altro di essere un incorreggibile donnaiolo, e ne amarono la cordialità istintiva e accattivante. Per realizzare l'unità italiana, Vittorio Emanuele II accettò di pagare un caro prezzo. Lui, che non amava il Parlamento e non gradiva affatto l'idea di una monarchia costituzionale, ebbe l'intelligenza di capire che quella era l'unica via per arrivare dove voleva e finì per seguire le indicazioni di Cavour, con cui non aveva un rapporto idilliaco, ma di cui aveva intuito l'abilità. Quando nel 1870 Roma divenne capitale d'Italia, il re non soggiornò mai al Quirinale, preferendo ritirarsi in residenze meno sfarzose. Vittorio Emanuele II morì nel 1878, ed è sepolto al Pantheon. In suo onore fu costruito il Vittoriano. Il Vittoriano è diventato uno dei simboli di Roma. Si erge imponente in uno dei luoghi più importanti della capitale. È addossato al Campidoglio e a contatto coi fori imperiali. Insomma, si infila come un cuneo nella geografia delle epoche passate. Alla morte di Vittorio Emanuele II venne promulgata una legge, tra l'altro molto attesa, per la costruzione di un grande monumento che celebrasse il re, considerato un padre della patria, e soprattutto l'intera stagione del Risorgimento. E vinse il concorso un architetto marchigiano, si chiamava Giuseppe Sacconi. Il suo progetto lo vedete qui realizzato. Oltre le pesanti cancellate lunghe 40 metri e pesanti 10 tonnellate, si erge l'immenso monumento. Si ispira al classicismo, all'acropoli di Atene e al famoso altare di Zeus a Pergamo. Quello che impressiona di più ancora oggi, a più di 100 anni di distanza dall'inizio dei lavori, è il colore, ancora bianchissimo. Non è travertino, ma è un tipo di pietra che viene dal Bresciano e che ha un nome particolare. È il botticino mattina di Rezzato. Proprio questo colore e la forma del monumento hanno suscitato tra i romani i nomignoli più diversi e irriverenti, come la torta, il biancone o la macchina da scrivere. Questo monumento però creava fin dall'inizio un grosso problema. Bisognava infatti ridisegnare completamente la piazza e sventrare tanti edifici. E così fu fatto. Venne tirata giù la torre di Paolo III, un cavalcavia e anche 3 chiostri di un convento, quello dell'Araceli qui vicino. Ma soprattutto venne abbattuto un intero quartiere medievale che sorgeva proprio sulle pendici del colle. Il Vittoriano, così vicino ai fori imperiali, in realtà è stato concepito proprio come un foro aperto ai cittadini, una specie di piazza sopraelevata nel cuore della Roma imperiale. E quindi il percorso si articola in una serie di piazze, di terrazzamenti, di scalinate che si concludono poi con questo imponente colonnato. Salendo i 243 gradini dell'immensa scalinata, larga più di 40 metri,
Ai lati si vedono 6 gruppi di statue, alcune sono in bronzo dorato. Rappresentano i valori civili del popolo italiano: la forza, la concordia, il sacrificio, il diritto, il pensiero, l'azione. Oggi il cuore di questo grande monumento è l'altare della patria. È un'opera successiva e custodisce i resti del milite ignoto, cioè un soldato di cui non si conosce l'identità, morto nella Prima Guerra Mondiale. Simboleggia il coraggio e l'eroismo dei combattenti. È uno dei luoghi più sacri della nostra nazione, ma anche della nostra storia. Sopra si trova un'enorme statua, è quella della Dea Roma, a celebrazione di Roma, capitale d'Italia. E ai suoi lati ci sono 2 cortei, quello dell'amore e quello del lavoro. In alto troneggia immensa la statua equestre di Vittorio Emanuele II. Si ha un'idea delle sue dimensioni fino a quando non si è davvero vicini o sotto, come in questo caso. Pensate che questa statua è lunga 10 metri ed è alta 12 metri, solamente gli zoccoli sono larghi mezzo metro. Tutta questa statua è stata realizzata con la fusione di ben 50 tonnellate di bronzo. Il cavallo è talmente grande che prima di chiudere la sua pancia è stato messo un tavolo e delle sedie e si è organizzato un pranzo per 21 persone. Questo colonnato che si innalza imponente è forse l'elemento più riconoscibile di tutto il vittoriano. Pensate che ognuna di queste colonne si innalza per 15 metri. Cioè quasi quanto un edificio di 5 piani. E alla cima di ognuno di esse c'è una statua che rappresenta una città, una regione d'Italia. E da quassù, da questa foresta di colonne colossali, si apre un panorama di Roma unico nel suo genere. Ma non è finita, si può andare ancora più in alto e arrivare proprio sulla sommità del monumento grazie a questa scala a chiocciola, sommità sulla quale si trovano le famose enormi, gigantesche quadrighe che simboleggiano la libertà e l'unità, 2 principi fondamentali del Risorgimento. Pensate che l'intero monumento raggiungerebbe i 63 metri di altezza, ma grazie a queste quadrighe arriva a 81 metri dal suolo, dalla piazza, Piazza Venezia. Pensate che per completare tutta questa enorme opera ci è voluto praticamente mezzo secolo, cioè da quando venne posata la prima pietra nel 1885 fino al 1935, quando vennero ultimati, completati i lavori. E oggi si innalza proprio qui, nel cuore della capitale, a ricordo certo di un re, ma più in generale dell'epoca e degli uomini che hanno portato alla nascita della nostra nazione. Il 26 ottobre 1860 e dunque incontro a questo re che si reca a Garibaldi per consegnargli un regno che ha appena conquistato con i suoi garibaldini. In realtà l'incontro non avvenne proprio a Teano, ma nelle sue vicinanze a Taverna Catena, vicino a Caserta. Di questa scena esistono celebri dipinti dove i due si salutano solennemente in sella ai loro cavalli. Forse la realtà fu meno maestosa perché pare che Garibaldi, per via dell'umidità dei suoi reumatismi, si fosse annodato sulla testa il fazzoletto che di solito teneva al collo e, togliendosi il cappello per salutare il re, apparve in questa acconciatura poco protocollare da massaia. Ma veniamo all'incontro di Teano perché è molto importante per il seguito della storia di Garibaldi. Il primo re d'Italia. Grazie. Come state, caro Garibaldi? Bene, maestà. E voi? Benone. Sire.
quando toccato il suolo siciliano assunsi la dittatura, lo feci nel nome vostro. Adempio oggi a un voto del mio cuore. Io vi rimetto il potere su milioni di italiani tormentati fino a pochi mesi fa da un dispotismo stupido e feroce. Grazie. Viva il re! Viva il re d'Italia! Ecco Vittorio Emanuele, il nostro re, re d'Italia! Francesco II, con i soldati che gli restano, si appresta ancora una volta a dare battaglia sul Garigliano. Vi chiedo, maestà, l'onore del primo scontro per i miei uomini e per me. Voi vi battete da lungo tempo. Tocca a me adesso. Le vostre truppe sono stanche, le mie fresche. Ponetevi alla riserva. Le parole del re deludono profondamente Garibaldi. Questo re al quale ha donato un regno conquistato tra mille difficoltà e anche con gli impedimenti venuti dagli stessi suoi ministri di corte. Ebbene, ora lo ripaga mettendolo in riserva. Allora ha vinto Cavour, hanno vinto i generali piemontesi che non hanno mai sopportato la sua indipendenza, il suo piglio guerrigliero e l'immenso seguito che è stato capace di suscitare ovunque nelle popolazioni. Garibaldi, molto amareggiato, torna tra i suoi uomini. Si ferma a mangiare pane e formaggio in una capanna di contadini. Ecco qua, mangiate. Questa è fresca fresca. A voi, Moser. Appoggiate qua, Don Pepito. Mi hanno detto che ora dobbiamo metterci nella riserva. I suoi ufficiali sentono che tutto questo è vissuto da lui come un tradimento. Per ricompensa il re gli offre il titolo di duca, un castello e una pensione. Ma non conosce Garibaldi, che naturalmente rifiuta e se ne torna alla sua isola di Caprera, rinunciando a tutti i vantaggi che potrebbe trarre dalla situazione. E finisce qui la straordinaria storia dell'impresa dei mille. Il corpo dei Garibaldini viene sciolto dal Parlamento perché tutto deve rientrare nell'ordine. Molti degli ufficiali di Garibaldi entreranno a far parte dell'esercito regolare e tra l'altro si dimostreranno molto più validi degli ufficiali e dei generali usciti dalle scuole militari. Garibaldi passerà in rivista un'ultima volta i suoi uomini, ma la cosa sconcertante è che il re, in quell'occasione, non sentì il dovere di venirli a ringraziare. E addirittura qualcuno impedì gli squilli di tromba per questa cerimonia di congedo. Garibaldi, naturalmente, era per tutti un grand'uomo, anzi un grandissimo uomo, specialmente però quando era a riposo a Caprera. La gloria di Garibaldi sarà in seguito celebrata ovunque dallo Stato italiano, che gli dedicherà tantissime piazze, strade, monumenti, e diventeranno luoghi storici quelli in cui l'eroe soggiornò o compì le sue gesta. In piedi o a cavallo, seduto o alla carica, l'immagine di Garibaldi è riprodotta praticamente in ogni città italiana, scolpita in modo indelebile non solo nella memoria popolare, ma anche nel marmo delle nostre piazze. Basti pensare che ad oggi in Italia sono almeno 42 i grandi monumenti all'aperto che lo raffigurano. È difficile, insomma, trovare un centro che a Garibaldi non abbia dedicato una piazza, una via o appunto una statua. A cominciare dalla capitale, che ha voluto erigere il suo tributo all'eroe sul Gianicolo, nell'incantevole collina che domina Trastevere. Opera dello scultore Emilio Gallori, inaugurato nel 1895 alla presenza dei sovrani, il monumento raffigura l'eroe nell'atto di volgere lo sguardo verso il Vaticano. Ma anche Milano, Genova, Firenze, Perugia, Napoli, fino ai luoghi garibaldini per eccellenza come Quarto o Marsala, non sono certo stati da meno. Statue e targhe, aree o iscrizioni scultoree costruite ovunque, talvolta con esiti curiosi. Come nei pressi di Arona,
dove una lastra in marmo posta sul muro di un palazzo spiega che in questa casa non visse mai persona illustre e nemmeno Giuseppe Garibaldi. Ma la fama dell'eroe è universale, se si pensa che sono ben 42 i paesi del mondo dove Garibaldi è ricordato attraverso l'opera degli scultori. E fatto importante, nella maggior parte dei casi si tratta di monumenti sorti per iniziativa di gruppi di semplici cittadini. Il 9 novembre 1860, Garibaldi, osannato dalla folla, sale sulla nave che lo riporterà a Caprera. C'è tristezza tra i civili e i suoi soldati. Farini, uomo di Cavour e nemico giurato di Garibaldi, si vantava di non avergli mai stretto la mano, impedì che il giornale ufficiale desse notizia della partenza di Garibaldi per Caprera. Ne parlò solo il giornale di Dumas, l'Indipendente, che elencò anche le prede belliche che il conquistatore si portava con sé: un sacchetto di sementi, alcuni barattoli di caffè e zucchero, una balla di stoccafissi e una cassa di maccheroni. Questo era il bottino e la ricompensa che il liberatore d'Italia si portava nella sua isola. Ci rivedremo a Roma. Tornato nella sua Caprera, Garibaldi riprende a occuparsi delle sue terre, a fare l'agricoltore, come ama definirsi. E qui ritrova quella serenità, quel rapporto vero con le cose che ha perso nel suo rapporto con gli uomini, o meglio con certi uomini. La natura magari è dura, ma non è sleale o intrigante. Torna a occuparsi dei pozzi, dei drenaggi, del bestiame, delle galline. Ma un personaggio di queste dimensioni non può certo uscire di scena così facilmente. In realtà, qui in questa piccola e modesta casa, arrivano continuamente visitatori da ogni parte d'Italia, anche dall'estero. Sono compagni di lotta, ammiratori, politici, personaggi che vengono a fargli proposte, a chiedergli consigli. Gli giungono onorificenze da ogni parte. Diventa Gran Maestro della Massoneria Grand Oriente d'Italia. Tantissime persone gli scrivono, molti senza neppure mettere il francobollo, e Garibaldi deve ogni volta pagare la multa per mancata affrancatura, al punto che fa uscire sui giornali un comunicato in cui prega gli scriventi di usare i francobolli perché lui non è abbastanza ricco per pagare tutte queste multe. Garibaldi, che ha sempre dimostrato di essere pronto a mobilitarsi per le grandi cause, anche quando non riguardano direttamente il suo paese, è attratto da questa proposta e cominciano delle trattative. Ecco come andarono le cose. Abramo Lincoln ha bisogno di un generale di valore da mettere al comando dell'esercito nordista impegnato nella guerra di secessione. Invia quindi un suo ambasciatore perché proponga a Garibaldi di accettare l'incarico. Ma Garibaldi pone subito le sue condizioni. Vuole il comando di tutto l'esercito nordista e soprattutto chiede che sia ufficialmente proclamato che la guerra si prefigga alla liberazione degli schiavi. Le trattative però non arrivano a un accordo e Garibaldi questa volta non scenderà sul campo di battaglia. Chissà, se tutto fosse andato in porto, come le cronache del tempo e il cinema di Hollywood avrebbero raccontato questa avventura, forse Garibaldi sarebbe stato un eroe alla Via col vento, un protagonista della storia americana. A Caprera Garibaldi ripensa all'impresa dei mille, fermata proprio nel momento in cui i suoi uomini di slancio, dopo la vittoria sull'esercito borbonico, stavano per risalire la penisola e conquistare Roma. Tutto era stato bloccato dalle truppe di Vittorio Emanuele II e dalla politica di alleanze di Cavour. Ma perché non riprovarci senza chiedere il permesso a nessuno? Sa che la popolazione è con lui, che i volontari sono pronti a seguirlo con entusiasmo. Quindi decide di ritentare. Nel 1862
Due anni dopo l'impresa dei Mille, Garibaldi torna in Sicilia per organizzare un esercito che deve conquistare Roma. Ma questa volta il governo italiano usa le maniere forti per fermarlo. Manda dei soldati a sbarrargli la strada, non solo, ma a sparargli addosso. È in Calabria che avviene lo scontro, sull'Aspromonte. Garibaldi era alla testa di 2000 volontari che si erano mobilitati al grido di «O Roma o morte!». La Francia, alleata dello Stato Pontificio, aveva minacciato di intervenire contro la spedizione. Il governo Rattazzi, per evitare questo intervento, aveva inviato alcuni battaglioni contro i garibaldini, italiani contro italiani. Garibaldi, convinto che l'esercito regolare non avrebbe mai potuto sparargli addosso, si mette alla testa dei suoi uomini, ma viene ferito al piede e alla coscia. È il 29 agosto 1862. Ordina quasi subito il cessate il fuoco. Viene trasportato al forte di Varignano e di lì a Caprera. Il fatto crea grande scalpore e il governo Rattazzi è costretto a dimettersi. La convalescenza di Garibaldi è molto lunga, la ferita non riesce a guarire. Professor Valesini, colpisce il fatto che questa ferita impiegò così tanto tempo a guarire, immobilizzando Garibaldi molto lungo. Sì, era una ferita decisamente complicata che richiese l'intervento di più consulenti e fu un chirurgo inglese il più importante fra questi consulenti che si pronunciò nel senso che bisognava aspettare che la ferita guarisse spontaneamente, negando la presenza di un possibile proiettile ritenuto dentro la ferita. Questa fu una diagnosi assolutamente sbagliata perché la tenacia di un chirurgo garibaldino italiano, qualche tempo dopo, che prese la decisione di intervenire e trovò il proiettile, permettendo poi alla ferita di guarire più rapidamente come ci si doveva aspettare. Tra l'altro lei mi diceva che questo chirurgo scoprì che il proiettile non era penetrato direttamente, ma probabilmente era rimbalzato su una pietra, quindi era arrivato sfrangiato in modo più devastante all'interno. Infatti la deformazione del proiettile sicuramente era stata responsabile di un maggior danno tessutale. Questo spiega anche qual era la difficoltà a quell'epoca, senza raggi X, perché oggi si sarebbe visto subito il problema, lo si sarebbe curato. Qual era la difficoltà di curare certe ferite e qual era il dramma di coloro che invece si trovavano sui campi di battaglia con problemi spesso molto più gravi di questo? Certo, senza farmaci, senza antibiotici, senza possibilità di trasfusioni, quindi sicuramente ad altissimo rischio. Quindi il rapporto morti-feriti era molto diverso da quello... Non sono un esperto, ma immagino di sì. Ultima cosa, Garibaldi, bisogna dire, ha avuto molte ferite, ha avuto anche molta fortuna, tutto sommato, perché una, per esempio, gli ha attraversato una parte del collo. Quindi, malgrado tutto, ha continuato a combattere. Tutto questo non lo ha dissuaso. Decisamente no. Grazie, professore. Nel 1866 scoppia la terza guerra di indipendenza e Garibaldi non può ovviamente rimanerne fuori. Sono passati ormai 4 anni dai fatti dell'Aspromonte, la ferita è stata lunga a rimarginarsi, anche quella morale. Ma ora è pronto, per amor di patria, a tornare sui campi di battaglia, malgrado il peggiorare dell'artrite. Ecco quello che succede. Pochi giorni dopo la dichiarazione di guerra, Garibaldi si trova già a capo di un corpo di 40.000 uomini, e ancora una volta riesce a sconfiggere e a incalzare gli austriaci, dirigendosi verso il Trentino e obbligando le truppe nemiche a ritirarsi sulle montagne. La sua tattica sul terreno è sempre mutevole, fuori dagli schemi classici, tipica di chi per lungo tempo ha praticato la guerriglia e si è abituato a combattere contro forze più numerose, improvvisando iniziative a sorpresa. Le armate regie, invece, comandate dai generali La Marmora e Cialdini, due uomini di vedute militari diverse che operano ciascuno per proprio conto, vengono battute a Custoza e viene loro ordinato di ritirarsi. Ma l'Austria è in difficoltà sull'altro fronte, quello con la Prussia. Viene sconfitta ed è costretta a firmare un armistizio con i prussiani, dove si stabilisce che la Prussia dovrà cedere il Veneto alla Francia, che a sua volta lo cederà all'Italia. Garibaldi, che ormai era già in vista di Trento, riceve quindi ancora una volta l'ordine di fermarsi e risponde con il famoso telegramma di una sola parola: obbedisco. Nella storia di Garibaldi c'è uno strano destino che sembra perseguitarlo. Vince sul terreno,
ma spesso è costretto a ritirarsi per le sconfitte altrui, oppure per il sopraggiungere di particolari circostanze politiche o diplomatiche. Ma c'è soprattutto un fatto che gli brucia, quello di non essere riuscito a fare di Roma la capitale d'Italia. Per ben 3 volte in passato ha combattuto per la liberazione di Roma, nel 1849 con la difesa della Repubblica Romana, nel 60 con la spedizione dei Mille e nel 62 con l'ultima impresa bloccata sull'Aspromonte. Deve quindi rinunciare a questa grande idea, ma neanche per sogno. Nel 1867 ci riprova. Roma, Roma, Roma capitale. È il pensiero fisso di Garibaldi, che tenuto sotto stretta sorveglianza tenta ancora una volta di riorganizzare le sue truppe nel tentativo di penetrare nello Stato Pontificio. È il 1867. E Rattazzi, tornato al potere, viene messo a conoscenza da rapporti di polizia del progetto di Garibaldi. Nell'aprile lo fa arrestare, anche per soddisfare le pressioni di Napoleone III, che ovviamente è contrario all'avanzata su Roma. Non si arresta però l'impresa dei volontari. A ottobre entrano nello Stato Pontificio, raggiunti subito dopo da Garibaldi, fuggito per la seconda volta da Caprera, nonostante l'isola sia accerchiata anche da navi da guerra. Una volta nello Stato Pontificio, il generale prosegue l'avanzata con il suo esercito e, sconfiggendo le truppe del Papa, vince la battaglia di Monterotondo. È il 26 ottobre. Porta San Rocco, oggi Porta Garibaldi, viene incendiata e i garibaldini entrano in paese insediando il proprio quartier generale a Palazzo Orsini. Intanto le notizie che arrivano da Roma sono drammatiche. L'insurrezione è stata soffocata sul nascere. Il 3 novembre Garibaldi decide di partire alle 4 del mattino per raggiungere altri contingenti delle sue truppe, ma un ritardo sarà fatale. L'esercito pontificio si è messo in marcia da Roma di buon'ora e si scontra con i volontari di Garibaldi a 2 chilometri da Monterotondo, nei pressi di Mentana. Più tardi arriveranno anche i francesi. I combattimenti più violenti avvengono intorno a Vigna Santucci e al castello. Ancora oggi, sui muri di alcune case, si vedono i fori delle pallottole dei nuovi fucili francesi, gli Chassepot. Garibaldi è battuto. Inizia la ritirata. 10 anni dopo quella battaglia, a Mentana venne eretto questo monumento. Sembra un'ara, anzi è chiamata proprio Ara Garibaldina, e racchiude i resti di alcuni dei morti di questa battaglia, ma non solo loro, ci sono anche i resti di altri volontari morti in altre battaglie nell'agro romano. All'interno ci si trova proprio a contatto con quei combattenti. Su alcuni crani si vedono ancora i fori dei proiettili e ci sono anche molti oggetti personali trovati assieme a questi resti. Pensate che il più giovane caduto qui della battaglia di Mentana aveva appena 16 anni e si chiamava Giuseppe Pollini. Di questi scontri esistono anche altre testimonianze che ci danno l'idea di come si combattesse allora e soprattutto di quanto fossero violenti gli scontri. A Mentana infatti c'è un museo, è il museo della campagna dell'agro romano per la liberazione di Roma e conserva molti reperti e cimeli appartenuti ai 3 eserciti. È come fare un viaggio a ritroso nel tempo, ritornando a quelle ore e a quegli scontri. Questo piccolissimo museo è davvero straordinario, infatti è costellato di reperti rarissimi, reperti però con un altissimo valore storico. Qui ne abbiamo raccolti alcuni. Per esempio, questa è la sciabola del figlio di Garibaldi, Menotti Garibaldi, e portava una sciabola da ufficiale dell'esercito piemontese. Molto lunga e affilata. E qui su questo tavolo abbiamo messo anche un'altra arma, si tratta di una pistola, è proprio una delle pistole appartenute ai fratelli Cairoli. Era una pistola di fine 800, della seconda metà dell'Ottocento, e quindi era molto diversa da quelle che conosciamo e non così efficace, nel senso che bastava batterla di lato perché partisse accidentalmente un colpo, e si sa
che Garibaldi usava proprio una di queste pistole, la teneva nella fondina e sedendosi in una riunione, boom, partì un colpo. Tutti pensarono un attentato, in realtà si trattava solo di questo modello di pistola un po' particolare. Ed eccole le uniformi dei garibaldini, questo è un copricapo, quel tipico colore rosso fuoco che abbiamo visto su tutti i libri di storia, nei disegni storici. Qui abbiamo una divisa completa, quello che colpisce sono le dimensioni, i garibaldini erano piccoli di statura, ma a quell'epoca erano tutti così, e ci sono queste ghette in cuoio bollito, i pantaloni e la casacca, la giubba rossa, quasi a sottolineare la mancanza di paura nel farsi così vedere dai nemici così bene. Questa giubba in particolare, questa divisa, è appartenuta a un soldato, anzi un sergente, di cui conosciamo il nome. Eccolo qui, si chiamava Achille Lorenzo Scotto, un uomo molto fortunato perché venne colpito da una pallottola nemica, ma in tasca aveva queste monete che gli salvarono la vita. Si vede ancora proprio una di queste monete piegata dal colpo. È grazie a questi pochi spiccioli che riuscì a sopravvivere. Nella storia delle guerre si sa, ha contato molto l'abilità strategica dei comandanti, il coraggio e l'addestramento delle truppe, ma anche e forse soprattutto la tecnologia delle armi. Lo si è visto molte volte nella storia militare del passato e anche quella del presente. Chi ha le armi più potenti e più efficaci ha un vantaggio spesso decisivo in uno scontro o in un conflitto. A Mentana gli uomini di Garibaldi si trovarono di fronte a truppe francesi che, come abbiamo sentito, disponevano di un nuovo tipo di fucile. Di cosa si trattava? Quali armi usavano i volontari garibaldini, le truppe pontificie o quelle francesi a quei tempi? Beh, bisogna dire che soprattutto nel campo dei fucili si stava attraversando un periodo fondamentale, un periodo di transizione che gli faceva passare dalle guerre napoleoniche a quelle moderne. Ed è ben rappresentato qui al Museo di Mentana. Allora, le truppe garibaldine usavano questo modello, era un fucile che funzionava in questo modo, bisognava caricarlo da davanti, tra l'altro un fucile abbastanza pesante, siamo quasi sui 5 kg, e si usavano, guardate un po', delle cartucce di questo tipo, erano delle cartucce di carta, bisognava strapparle durante la battaglia con i denti e molti si facevano togliere i denti pur di non essere arruolati, poi si versava il contenuto di questa cartuccia, cioè della polvere da sparo. E poi anche all'interno, vedete, c'era una pallottola di piombo. A questo punto bisognava tirare fuori questa bacchetta, quest'asta lunghissima dal suo alloggiamento e comprimere il tutto a fondo, con forza. E tutta questa operazione dovevate farla in pieno nella battaglia con le pallottole che sibilavano ed eravate in piedi, eravate vulnerabili, le mani vi tremavano, era un'operazione difficile da fare. Ed è sicuro che al massimo potevate sparare 2 o 3 colpi al minuto. Poi bisognava caricare il cane, a volte qui c'era una capsula da dover inserire, oppure c'era la pietra focaia e si sparava. Un colpo che al massimo arrivava a 100 metri o poco più, quindi una distanza non elevata. Ma bisogna dire che proprio in questa battaglia, in quella di Mentana, i francesi misero in campo un fucile rivoluzionario e fu la prima volta che venne utilizzato. Era il famoso Chassepot. Eccolo qui, questo museo di Mentana, veramente una bellissima collezione che mostra questa evoluzione dei fucili. Guardate, senza entrare nei dettagli, anche lui utilizzava delle pallottole di carta, ma non le infilava da davanti, si infilavano da dietro, proprio come nei nostri fucili, nei moschetti. Si infilava la pallottola, era pronto il fucile e si sparava. Poi bisognava di nuovo ricaricare, si metteva un'altra pallottola, si reinseriva il colpo e si sparava. Insomma, si riuscivano a sparare anche 8, 10 colpi, 11 a volte, quindi era più efficiente. I generali francesi dissero che risolse la battaglia di Mentana. Non è vero, perché i francesi arrivarono in ritardo, era più che altro una manovra di propaganda contro i prussiani, un nemico crescente che in futuro avrebbe proprio combattuto contro i francesi. Ma in queste battaglie c'era un altro protagonista, eccolo qui. È la baionetta. Tutti i soldati avevano delle baionette lunghissime, affilatissime,
e ce n'erano di vari tipi, vari modelli. Questa in particolare sembra quasi una sciabola. Ed è vero, guardate com'è lunga ed è anche un po' ricurva. C'è un mito da sfatare sulle baionette. Non venivano infatti usate così facilmente, così spesso, anzi gli scontri a colpi di baionetta erano abbastanza rari, e questo perché quando due gruppi di soldati si incontravano muniti di baionette, in realtà alla fine uno dei due cedeva, c'era una specie di battaglia psicologica, anche se a Garibaldi piaceva molto l'assalto alla baionetta. Ora, come veniva fissata? Ecco, c'era sempre una specie di rotaia, proprio laterale alla canna del fucile, nella quale veniva inserita la baionetta e poi fissata. Lo vedete questo fucile? È un fucile molto particolare, è il famoso Remington Rolling Block, un fucile che è l'antenato di quelli moderni. Perché? Beh, lo chiediamo al dottor Massimo Capone, che è il curatore delle armi qui al Museo di Militano. Che cos'ha di speciale questo fucile? Si è subito distinto per doti di semplicità nella manovra e semplicità costruttiva e robustezza. Ed inoltre, cosa importantissima, già adottava un tipo di cartuccia di tipologia moderna, con il bossolo in metallo. Quindi una grande differenza rispetto alle cartucce di carta che si bagnavano, quindi si poteva usare questo tipo di pallottola anche sotto la pioggia, un dettaglio non del tutto trascurabile. Voi lo sapete quando è stato usato questo fucile per la prima volta in battaglia in Europa? Beh, a un momento particolare del nostro risorgimento, la breccia di Porta Pia, cioè la conquista di Roma. C'è un fatto paradossale nel rapporto quasi viscerale tra Garibaldi e Roma. Dopo aver tentato tante volte di liberarla, di farne la capitale, con imprese temerarie, a volte finite in modo drammatico, ebbene Garibaldi è assente proprio quando finalmente Roma entra a far parte dell'Italia, perché alla breccia di Porta Pia non ci sono le camicie rosse, ma i bersaglieri. È il 20 settembre 1870. L'artiglieria apre una breccia nelle mura presso Porta Pia. Le truppe italiane entrano in città e i 6 battaglioni bersaglieri della riserva, preceduti dalla folla festante, puntano su Piazza Colonna. Roma è libera. Vittorio Emanuele aveva colto al volo l'occasione propizia per quest'azione. Le truppe francesi, alleate del Papa, erano state ritirate dall'Italia dopo la disfatta di Napoleone III a Sedan. Quanto a Garibaldi, era guardato a vista a Caprera. È quindi l'esercito regio a entrare a Roma e a realizzare finalmente l'annessione dello Stato Pontificio, annessione che verrà ratificata pochi giorni dopo da un plebiscito a schiacciante maggioranza. Il trasferimento della capitale da Firenze a Roma venne effettuato nell'estate dell'anno successivo, dopo che lo Stato italiano ebbe regolato con la cosiddetta legge delle guarentigie il complesso problema dei rapporti con la Santa Sede. Nonostante le resistenze di Pio IX, che reagì emanando il divieto per i cattolici italiani di partecipare alla vita politica, ormai il processo di unificazione dell'Italia era praticamente completato. All'appello mancavano solo Trento e Trieste. In quello stesso anno in cui i bersaglieri liberano Roma, Garibaldi si reca in Francia per compiere la sua ultima impresa militare. Ancora una volta, infatti, così come aveva già fatto in Sud America, sente il richiamo dei grandi ideali che lo spingono a combattere anche per altre patrie e mette la sua spada e il suo prestigio al servizio della Francia, minacciata dall'attacco militare dei prussiani. Gli viene affidato il comando dell'armata dei Vosgi, combatte a Digione e batte l'esercito prussiano. Professor Talamo, anche in questa campagna di Francia, Garibaldi va a capo di un proprio esercito personale, per così dire, i suoi famosi volontari, che sono anche in questo caso italiani. I volontari lo seguono perché hanno un rapporto personale molto forte con il loro capo, perché Garibaldi vive la vita dei soldati, mangia, veste, corre gli stessi rischi dei suoi soldati, e questo crea un legame molto forte fra il capo e le truppe. La cosa curiosa è che Garibaldi viene poi eletto deputato all'Assemblea Nazionale Francese, quindi diciamo un personaggio che rappresenta anche in Francia qualcosa di carismatico. Sì, io credo che fosse prevista l'elezione anche di cittadini non francesi, ma che avessero combattuto per la Francia invasa, e cioè che avessero dei meriti particolari.
verso la Francia. E qui succede una cosa curiosa, perché durante una delle prime riunioni Garibaldi si presenta con la sua mantella e con questo suo berretto particolare, che rifiuta di togliersi, e gli impediscono di parlare proprio perché non sta alle regole. Beh, Garibaldi non era mai stato alle regole. Anche nell'Assemblea Costituente Romana voleva proclamare, che fosse proclamata subito la Repubblica. Nel Parlamento italiano voleva prendere la parola quando il Presidente ancora non gliel'aveva data, cioè non ha il senso delle regole parlamentari. Quindi un uomo d'azione, non un uomo che riesce a tessere quei giochi politici, sì, che poi sono importanti, sì, soprattutto si basano sulle regole condivise. Che non conosce e non vuol conoscere i regolamenti, insomma. In quell'occasione se ne va, quindi rinuncia al suo mandato, e c'è un grande uomo, un grande letterato francese, Victor Hugo, che lo segue e gli, certo, dà ragione. Eh sì, perché Victor Hugo ha colto il significato, che non era semplicemente quello del regolamento infranto, era che volevano metterlo nelle condizioni di non parlare e di abbandonare l'assemblea. Quindi c'era qualcos'altro, certo, detto, oltre la berretta. Certamente. Grazie. Prego. Riposta ormai la spada nel fodero, Garibaldi conduce le sue ultime battaglie in Parlamento. È stato eletto deputato e cerca di portare avanti alcuni progetti, come quello di rendere il Tevere navigabile o quello di bonificare le paludi pontine, dove la malaria debilita e uccide i contadini. Le paludi pontine erano tristemente famose per la virulenza della malaria che ogni anno mieteva centinaia di morti. Garibaldi, eletto in Parlamento, presenta una propria proposta per la bonifica dell'agro romano e debellare così questa malattia. Non solo, si batte anche per rendere il Tevere di nuovo navigabile, fiume che fin dall'epoca romana aveva rappresentato un collegamento con il mare, tanto che nel Settecento furono costruiti il porto di Ripa Grande e di Ripetta, ormai abbandonati e in disuso. Ma nonostante l'impegno politico, Garibaldi non si trova a suo agio in un'Italia diversa da quella che aveva sognato, governata sempre più dagli affari, da amministrazioni non sempre limpide, da un'espansione urbanistica che si avvia a trasformare le città in metropoli e non in luoghi dove vivere. È amareggiato dalla corruzione. Siamo ormai all'ultimo atto. Garibaldi torna definitivamente nella sua amata isola di Caprera, lontano dagli intrighi di palazzo e dai piccoli e grandi opportunismi, lontano dalla politica che non ama e che non lo ama. E vorremmo proprio concludere questo viaggio visitando la sua casa, che raccoglie gli arredi dell'epoca e tanti ricordi della sua vita. Le armi, naturalmente, spade e fucili, ma soprattutto gli oggetti quotidiani. Quello che colpisce di più attraversando queste stanze disadorne è la semplicità e quasi la povertà dell'arredamento. Si direbbe una casa contadina, con i letti in ferro, qualche mobile essenziale, ed è questo che colpisce i visitatori. Garibaldi non aveva bisogno di esibire ricchezze. Le ricchezze erano dentro di lui, nella sua mente, nel suo cuore, nella sua capacità di dare agli altri e di non chiedere nulla per se stesso. I valori e gli ideali che hanno animato tutta una vita si rispecchiano proprio in questa semplicità francescana della sua casa. E sono il messaggio più forte, anche commovente, che riesce a trasmetterci. Girando in queste stanze si incontrano tanti oggetti che raccontano frammenti, momenti di vita nascosta. Il pianoforte, per esempio. Garibaldi era un appassionato d'opera, di Verdi in particolare. Aveva una voce da baritono e la figlia Clelia, che lo accompagnava al pianoforte, disse che era una voce molto dolce. Di lei rimane qui a Caprera un ricordo molto particolare, questo pino piantato il giorno della sua nascita nel 1867 e che vive ancora. Garibaldi teneva molto all'igiene personale
ed è stata conservata la vasca in zinco e rame nella quale faceva il bagno, sostenendo che il freddo tempra il corpo. E a quanto pare nell'acqua fredda immerse la piccola Clelia poco dopo la nascita. Ed ecco la sua famosa mantellina e il poncho che si era abituato a indossare dai tempi del Sud America e che dava un tocco così caratteristico alla sua immagine, insieme al famoso copricapo dal quale non si separava mai. Dietro una vetrina campeggia anche una camicia rossa, divenuta il simbolo per eccellenza dei suoi garibaldini. Ci sono anche le sue stampelle che era costretto ad usare dopo la famosa ferita in Aspromonte. Questo curioso oggetto è un reggilenzuola. Lo metteva nel letto per evitare che lenzuola e coperte venissero ad appoggiarsi sulla ferita. Qui si vedono anche degli speciali gambali ortopedici, realizzati poi per sostenere la gamba. Ma era l'artrite a tormentarlo più di ogni altra cosa e le sue condizioni, che continuavano a peggiorare, indussero la regina Margherita a fargli dono di questa speciale poltrona pieghevole che gli permetteva di trovare le posizioni più adatte per leggere e scrivere a lume di candela. Ma a un certo punto non riuscì più a camminare e dovette far ricorso alla carrozzella. Qui a Caprera sono riunite tre di queste carrozzine. Esiste una commovente fotografia scattata il giorno delle nozze, quando Garibaldi poté finalmente ottenere il divorzio dalla marchesina Raimondi e sposare in extremis, in carrozzina, Francesca Armosino. I due figli, Clelia e Mario, erano già grandicelli. Questo è il suo letto di morte, con una cancellata di protezione regalata dai suoi garibaldini. Questa stanza era stata costruita appositamente dalla moglie, Francesca Armosino, perché attraverso le finestre Garibaldi potesse vedere quello che accadeva intorno, e in particolare potesse vedere il mare. E proprio pochi giorni prima di morire, Garibaldi chiese di essere portato fuori all'aperto per vedere il mare più da vicino, un'ultima volta. Morì per una paralisi della faringe che gli impedì di respirare, il 2 giugno del 1882. Il calendario è rimasto fermo su quel giorno e anche l'orologio segna l'ora della sua morte, le 6:20 del pomeriggio. Garibaldi aveva lasciato precise disposizioni per essere cremato e i familiari tentarono di rispettare queste sue volontà, ma all'epoca ci furono delle opposizioni legali, non era consentito. Del resto c'era anche il desiderio di tanti garibaldini di non veder finire in cenere il loro eroe. E allora si pensò di imbalsamarlo. Il primo tentativo non riuscì, ma vennero allora chiamati due medici specialisti che, a detta di tutti, fecero un eccellente lavoro. E Garibaldi giace ora qui, sotto questo grande masso di granito. Secondo certe indiscrezioni, sembra che negli anni 30, mezzo secolo dopo la sua morte, la tomba sia stata aperta, trovando il corpo perfettamente conservato, con un viso disteso e quasi sorridente. Beh, si conclude qui questo nostro lungo viaggio che ci ha permesso di seguire la storia e la vita di Giuseppe Garibaldi, una vita intensissima, vissuta ora per ora, minuto per minuto, sempre con entusiasmo, con passione, con coraggio. Più si approfondisce la sua storia, più ci si rende conto che straripa di eventi. Sembra quasi impossibile che in una sola vita si siano riusciti a fare così tante cose. Chiudiamo questo nostro percorso senza frasi retoriche, come era nel suo stile, semplicemente, ringraziandolo per quello che ha fatto per il nostro paese, con l'affetto che si deve a un caro vecchio amico. Grazie per averci seguito. Buonasera.